Va bene, ok. Allora, riniziamo l'ultima parte del mio intervento. Prima della pausa pranzo avevo iniziato spiegandovi che cos'è l'Hub 121, ho iniziato a dare qualche informazione. Adesso approfitto di questa mezz'ora, 40 minuti, un po' rapidamente cerco di spiegarvi che cosa fa l'Hub 121 e di che cosa ci occupiamo in generale. E prima, semplicemente, quello che è stato il nostro percorso. Noi ci siamo costituiti, come vi ho detto, nel 2010, eravamo 5 soci fondatori con caratteristiche, con situazioni occupazionali differenti. C'era un cassa integrato, un disoccupato, un freelance e due dipendenti di aziende. E 5 persone che perciò si conoscono da un punto di vista personale e che in una situazione di crisi economica che si sta sviluppando e che nelle città di provincia, medio piccole, sicuramente è arrivata prima che in altri territori, ha iniziato a chiedersi ma cosa possiamo fare? Cioè cosa possiamo fare per aiutare noi stessi, ma per aiutare tutti i nostri coetanei, le persone, gli amici che incontriamo tutti i giorni e che stanno soffrendo questo momento di crisi. Perciò la motivazione principale della nascita di Lab 121 è stata sostanzialmente questa, assumersi la responsabilità e provare a individuare delle soluzioni che potessero aiutare le persone che lavorano in generale, senza creare delle distinzioni innanzitutto tra le persone che lavorano, partendo anche da quella che è la varietà della situazione occupazionale nostra. Quindi ci siamo occupati in particolare di ricercare uno spazio, ma come vi dicevo lo spazio è arrivato un anno dopo, quindi noi per un anno abbiamo lavorato nella creazione della rete e della community. Abbiamo lavorato nella creazione della rete, perciò per creare rapporti e partnership con organizzazioni, associazioni, pubblica amministrazione e dall'altra abbiamo continuato a organizzare delle iniziative e degli eventi per coinvolgere il maggior numero di persone. Siamo arrivati quindi a dicembre 2011 ad aprire il centro di coworking che eravamo sostanzialmente 250 soci, all'inizio poi del 2012 eravamo 260. È chiaro che, vedete adesso, noi oggi abbiamo fatto la tessera numero 512, non abbiamo un centro di coworking, come vi dicevo prima, che come avete visto nelle immagini, che può ospitare naturalmente 512 persone. Organizziamo molti eventi, questi sono gli eventi annuali che siamo riusciti a organizzare, perciò vedete sia dal punto di vista degli eventi che dei corsi di formazione e aggiornamento che della partecipazione ad iniziative organizzate da altri, perciò come testimonial o esperti, diciamo così, di questi argomenti, abbiamo sicuramente progredito e sviluppato le nostre attività. Gli eventi, adesso poi andiamo a vedere un attimo nello specifico, comunque considerate che gli eventi noi li dividiamo sostanzialmente in due gruppi. Eventi informativi, e perciò cerchiamo di portare in Alessandria esperti, persone, testimonial, anche titolari di azienda, professionisti che possono portare la loro esperienza e essere di esempio, e poi organizziamo degli eventi che sono chiamati incontri professionali. L'esempio dello speed meeting è il più classico, insomma, perciò eventi che non hanno un contenuto vero e proprio, ma che sono organizzati esclusivamente per far incontrare le persone tra di loro e perché iniziano in qualche modo a relazionarsi. E i corsi di formazione, riusciamo a organizzare ogni anno un catalogo formativo di circa 15-20 corsi di formazione. Il catalogo è costruito con la community, cioè c'è un periodo dell'anno in cui chiediamo oggi a 512 persone che cosa ritieni di dover migliorare delle tue competenze. E molti ci dicono la comunicazione, l'utilizzo dei social network, e poi si scende anche in cose più specifiche, vorrei un corso di inglese, di fotografia, di ecodesign. Noi raccogliamo tutti questi dati, cerchiamo di capire quali sono quelli più richiesti e in alcuni casi facciamo anche uno sforzo progettuale, cerchiamo di associare naturalmente degli argomenti e dei contenuti, poi andiamo quindi a sviluppare il catalogo formativo trovando all'interno della community stessa gli esperti che possono svolgere attività di docenza. I docenti sono pagati, i corsisti sostengono una quota di partecipazione. Questo consente al sistema formazione professionale dell'Hub di rimanere comunque, di essere sostenibile e di poter continuare a svilupparsi. C'erano delle foto, ma evitiamo. Allora, la community. Innanzitutto, vi dicevo prima che noi abbiamo il neolaureato e il manager di 60 anni. Abbiamo una media d'età di 40 anni, abbiamo una parità di genere tra uomini e donne, al 50%. Abbiamo una community che è formata da persone in situazioni completamente diverse. La maggior parte dei co-working che incontrerete o che andrete a conoscere, di solito si riferiscono in particolare a chi sta lavorando.
c'è chi si rivolge esclusivamente ai freelance, chi coinvolge le aziende, ma prima abbiamo visto anche che possono essere delle aziende che si fanno promotrici di spazio community di coworking. Noi invece ci siamo proprio disinteressati di questo ragionamento. E l'approccio di Lab 121 è questo: noi non riconosciamo nessun tipo di professione, noi riconosciamo un insieme di competenze. In questo senso, ogni persona vede le possibilità di interagire con qualcun altro amplificate, all'infinito in un certo senso. Facciamo due esempi molto semplici. Un avvocato, ok? Se io dovessi intenderlo esclusivamente per la sua professionalità, mi affido a questo avvocato soltanto se ho un problema legale, perché devo andare in tribunale, essere seguito per una causa, qualcosa del genere. Noi abbiamo un socio che ha un'azienda vinicola, e voleva promuoversi sul web, voleva sviluppare la promozione della sua azienda sul web e ha individuato una linea che era quella dell'argomento, del rapporto, scusate, tra prodotti enologici e legge. Cioè come sono normati, qual è la normativa, come può modificarsi, eccetera. Per produrre quei contenuti si è rivolto all'avvocato. Quindi l'avvocato di per sé non è stato chiamato per la sua competenza o per quello che ha scritto sul biglietto da visita, ma per quello che conosce. Allora, in questo senso, ragionando in questo modo, e quindi disinteressandoci se una persona è dipendente di un'azienda, titolare, disoccupato o freelance, noi permettiamo a tutti di entrare all'interno di Lab 121 e ad ognuno di partecipare a quelle che possono essere le diverse attività, nella misura in cui le ritengono interessanti, ma anche di partecipare a gruppi di lavoro. Prendiamo l'esempio del dipendente, che potrebbe essere la figura che uno non si sogna di trovare in un centro di coworking. Ma oggi la situazione, per una persona che può avere 40 anni come me, è che magari sto lavorando per un'azienda e non ho soddisfazione, perché ho accettato quell'impiego perché ho bisogno di mantenermi, perché magari l'azienda negli anni è cambiata e la crisi l'ha messa in difficoltà, il mio posto è a rischio, ho iniziato a sentire che ci possono essere dei problemi. Mi innesso questa cosa dicendo che potrò avere soluzioni al tuo lavoro in azienda. Puoi trovare un benessere che tu riesci poi a riportare in azienda. Allora cosa succede? Un dipendente di un'azienda che fa parte di Lab 121, è chiaro che non utilizza Lab 121 come spazio di lavoro durante la settimana, ma cura la sua cultura professionale partecipando ai corsi e incontra delle altre persone durante gli eventi e perciò incontra anche freelance, ma titolari di altre aziende, e perciò inizia anche a candidarsi potenzialmente a far parte di un altro gruppo di lavoro. E ancora di più, partecipa a gruppi di lavoro che si vengono a creare all'interno della community. Quando siamo arrivati a questi grossi numeri che vi facevo vedere prima, in termini di soci, è capitato sempre di più che delle aziende contattino Lab 121 dicendo: ho un progetto, ho bisogno di un avvocato, di un commercialista, di un grafico, un programmatore, un fotografo, mi mettete insieme questo gruppo di persone? Allora noi per un attimo ci siamo posti il problema, il rischio era di diventare un'agenzia di intermediazione e soprattutto ci avrebbe costretto ad essere discrezionali. In questo senso noi ci siamo sbarazzati di questo problema, abbiamo fatto un passo indietro e quindi quando ci sono richieste di questo tipo noi semplicemente in totale trasparenza le veicoliamo all'interno della community. Ed è la community che fa emergere chi è interessato, chi è in grado di svolgere quell'attività e se poi si conoscono si chiamano uno con l'altro e vanno a comporre in maniera autonoma il gruppo di lavoro. E quindi anche un dipendente che nel corso della settimana lavora come impiegato in una qualsiasi azienda, il sabato, la domenica e la sera può partecipare a un gruppo di lavoro che ha come obiettivo un profitto, chiaramente, perché è una commessa, è un cliente vero, e lui sta imparando qualcosa di più, sta forse valutando un nuovo percorso professionale, magari di lasciare quello da dipendente e diventare freelance in qualche modo, o comunque di poter collaborare con qualcuno e creare eventualmente delle aziende con queste persone. Questo è il meccanismo che noi cerchiamo, abbiamo cercato di instaurare, che le persone in qualche modo accettano e di conseguenza vanno poi a reiterare come atteggiamento e come comportamento. Il discorso della discrezionalità era molto importante. Ci è capitato in alcuni casi, facciamo l'esempio più semplice, ci chiedono un grafico, la commessa di quell'importo economico, il lavoro da fare è questo e perciò ci vanno certi tipi di competenze, il tempo entro cui farlo è quello. Partiamo, ci sono 20 grafici, benissimo, ma solo 10 sono liberi in quella settimana e solo 5 accettano quel prezzo. E poi però vediamo che 2 rimangono ancora in gara. Lab 121 a quel punto dice: da parte nostra il consiglio che vi diamo è fatelo insieme, proprio perché non vogliamo in nessun modo agire un ruolo di intermediazione o di discrezionalità e di giudizio nei confronti della community stessa e delle persone che vi partecipano.
E considerate in questo senso, in questo tipo di dinamiche, quanto può essere utile un ambiente così per le persone che entrano nel mercato del lavoro, chiaramente, perché trovano questo tipo di disponibilità delle persone che ne fanno parte, naturalmente. E così come ci sono persone fisiche, ci sono poi persone che rappresentano enti, associazioni, e di conseguenza portano all'interno della community dei bisogni anche. Sono il presidente di un'associazione sportiva, devo organizzare il torneo, ho bisogno di chi mi si occupa della comunicazione e quant'altro, e perciò trovano all'interno loro stessi le persone di cui hanno bisogno. Quello che vedete sulla destra è un elenco delle cose che noi facciamo all'interno della community per i soci. Perciò noi sviluppiamo co-working, cioè le postazioni di lavoro, networking, li mettiamo insieme e agevoliamo e favoriamo la nascita di questi gruppi di lavoro autonomi e temporanei. Cioè si mettono insieme, rispondono a una commessa, poi si scioglie il gruppo. Non è formalizzato in nessun modo ed è tra di loro che decidono chi è il capofila, chi fattura col cliente, chi tiene i rapporti. Lab 121, anche quando due soci arrivano a collaborare insieme, ha fatto già un passo indietro un attimo prima. Cioè noi non siamo mai venuti al corrente, non siamo mai entrati nel merito dei rapporti economici tra due soci. Li portiamo fino a incontrarsi e poi ce ne allontaniamo e lasciamo che siano loro, come si fa nel mercato attuale, normale, a gestire il loro rapporto e decidere come collaborare. Organizziamo gli eventi, gli incontri professionali, vi dicevo le consulenze gratuite stamattina per aiutare l'altro anche in uno spirito mutualistico, i gruppi di acquisto sui prodotti da mangiare, e se domani dovesse capitare che la community esplode e fanno 1000 figli, sicuramente compreremo anche dei pannolini tutti insieme, perciò la logica è assolutamente quella di seguire quelli che sono i bisogni delle persone che fanno parte di Lab 121. Facciamo delle convenzioni di qualsiasi genere, convenzioni per avere un'agevolazione sulla consulenza di un commercialista, oppure la convenzione per poter utilizzare le camere un albergo in Alessandria per se stessi o perché invito un cliente, un collaboratore, posso ospitarlo risparmiando qualcosa. La convenzione con la SPA che tutti i lunedì a pranzo offre gratuitamente l'ingresso ai soci Lab 121, perciò lì non è neanche una questione di scontistica. Quella SPA ha interesse a rendersi visibile, accetta che i nostri soci possano nella pausa pranzo di lunedì andare gratuitamente. È chiaro che per i soci è un aiuto, si rompono la giornata, è un servizio che hanno a disposizione e per l'altra società è un modo per rendersi naturalmente visibili. Baby parking, baratto, come vi dicevo, mutualismo, attività che in qualche modo cerchiamo di portare avanti, la socialità, perciò col discorso dell'aggregazione, book crossing, che facciamo sia book crossing professionale, perciò i soci portano testi professionali, sono registrati, è registrato chi li prende, chi li riporta, eccetera. E poi abbiamo anche un book crossing libero, aperto, dove i libri vengono regalati alle persone che ne sono interessati. Li portano e li prendono come meglio lo credono. Queste sono le attività che noi riusciamo ad attivare e a svolgere nei confronti della community. Che cosa facciamo invece nei confronti del territorio? Allora, innanzitutto, una rete istituzionale, sicuramente ho mancato dei soggetti, adesso non mi vengono in mente, comunque col comune, la provincia, in realtà anche con la regione, con l'università sicuramente andiamo spesso a incontrare gli studenti, cerchiamo anche di fare un po' di cultura rispetto a questi ragazzi. E Confindustria, Réseau Entreprendre è un'associazione no profit nata in Francia per volere della fondazione Michelin, e fanno attività di mentoring, praticamente. Per esempio, Confindustria, Réseau Entreprendere, Sportello Creazione di Impresa, insieme a Lab 121, tutti insieme accompagniamo la creazione di impresa. Allora, Confindustria, per esempio, offre l'iscrizione per i primi anni gratuitamente ad alcune persone che vengono seguite in questo percorso. Chi fa mentoring gli mette a disposizione un imprenditore esperienziato che può accompagnarli anche dopo la costituzione per 2 o 3 anni. Lo Sportello Creazione di Impresa è un servizio della provincia che eroga effettivamente quel tipo di servizio, perciò aiuta a stilare un progetto, definire lo statuto della società, eccetera. Lab 121 mette a disposizione gratuitamente per un certo periodo e poi con delle scontistiche gli spazi. In questo modo questi 4 soggetti riescono a favorire la nascita di imprese in Alessandria, ognuno continuando a fare il proprio sostanzialmente. Come vi dicevo già stamattina, abbiamo una rete collaborativa con l'associazione San Benedetto al Porto, quella di Don Andrea Gallo, una cooperativa sociale di tipo B, che fa reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, un'associazione culturale, poi delle testate giornalistiche, organizzazioni, perciò abbiamo cercato in qualche modo di aderire, far parte e anche sostenere le altre associazioni. Non necessariamente sostenerle come Lab 121, quello che facciamo spesso è anche mettere in contatto un'associazione
con dei professionisti che fanno parte di Lab 121 che sposano quei valori e che quindi sono disposti a offrire le loro competenze professionali anche in maniera contenuta o più, con maggiore disponibilità, perché sostengono un'associazione no profit. Perciò cerchiamo anche di fare questo tipo di legame sul territorio. Ho elencato sulla destra alcune cose che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Allora, innanzitutto, adesso salto il primo punto perché non so se c'è la connessione, lo vediamo tra un attimo. In Alessandria non esiste il wifi gratuito, cioè non c'è né ente pubblico né soggetto privato che offre questo wifi gratuito. Lab 121 lo offre da 3 anni a questa parte, lo offre nello spazio antistante naturalmente la nostra sede, che è un cortile facente parte di un ex collegio dei Gesuiti, ma c'è un palazzo storico. Noi lì da 3 anni offriamo il wifi gratuito. Insieme al Comune di Alessandria abbiamo messo in piedi un progetto Open Data, perciò per la liberalizzazione dei dati del Comune, e il Comune aveva questo tipo di bisogno. Autonomamente aveva iniziato un percorso per creare questo progetto di Open Data, casualmente ha trovato i professionisti disponibili a farlo all'interno della nostra community, e poi sono stati i professionisti a caldeggiare il fatto che fosse la community come organizzazione che aderisse al progetto stesso. Perciò noi stessi siamo stati sospinti dai ragazzi che hanno deciso di aiutare il Comune in questa cosa. Di nostra iniziativa forse non l'avremmo immediatamente fatto, avrebbe avuto dei tempi diversi forse. E quella parola PISU, allora, piano di investimento sviluppo urbano, sono dei grossi finanziamenti che arriveranno in questi mesi nella città di Alessandria, ma anche in altri capoluoghi di provincia del Piemonte. In Alessandria arriveranno circa 18 milioni di euro, la maggior parte dei quali sono destinati a opere materiali, rifacimento strade, rotonde, cose di questo tipo. Ma c'era un piccolo asse con circa 600.000 euro che erano destinati, individuati dalla regione per essere destinati allo sviluppo economico. Abbiamo fatto parte del tavolo di progettazione col Comune e abbiamo insistito così tanto perché il Comune li destinasse a un recupero della vocazione artigianale che un borgo centrale cittadino di Alessandria ha. E perciò siamo riusciti a stendere col Comune un progetto che permetterà a chi vuole cimentarsi in una nuova bottega artigiana o recuperare un'attività che sta chiudendo o che vuole fare incontrare innovazione e artigianato, il discorso del Fab Lab che facevamo prima, avrà sicuramente un sostegno economico, ma avrà anche una serie di meccanismi, di processi che gli consentirà di provare, perlomeno di cimentarsi in questa esperienza. Insieme a queste organizzazioni che vi ho citato, partecipiamo a bandi concorsi, pubblici e privati. Lo facciamo ormai da 2 anni, l'obiettivo è cercare di strutturare questa parte di attività e il tavolo di progettazione che sta nascendo all'interno di Lab 121 in rete con queste organizzazioni ha già preso contatti con Comune, Provincia, Confindustria, Università, perché è stato poi naturale che questo tavolo fosse visto come uno strumento a disposizione anche per gli enti pubblici, laddove Comune e Provincia hanno smembrato gli uffici che si occupavano di progettazione, perché non hanno più le risorse. E la maggior parte dei progetti europei prevede un cofinanziamento. Nel Comune, nella Provincia di Alessandria, è in grado di attuare quel cofinanziamento. Per scrivere dei progetti, un Comune, una pubblica amministrazione, si deve affidare a un consulente esperto. Comune e Provincia di Alessandria non hanno materialmente i soldi per affidare un incarico a un esperto. Allora questa serie di organizzazioni cittadine ha detto: lo formiamo noi il tavolo di progettazione e ci mettiamo a disposizione della comunità, del territorio, di tutte le organizzazioni che ne fanno parte per sviluppare dei progetti. È chiaro che creando dei progetti che in qualche modo coinvolgono tutte queste associazioni, viene da sé che qualora il progetto venga finanziato, ognuno di noi riesce ad avere un margine di attività da svolgere per portare avanti i propri valori, i propri interessi, le proprie attività. C'è una gara alessandrina che è l'Astra Alessandria, come capita in tutte le città, una gara podistica di beneficenza. Da 2 anni Lab 121 si occupa della comunicazione di questa manifestazione. Esiste nato l'anno scorso, Inchiostro Festival, è il festival degli illustratori, degli stampatori e dei calligrafi. E quest'anno viene organizzata la seconda edizione, Lab 121 mette a disposizione delle persone per la comunicazione e poi anche nei giorni del festival facciamo proprio parte dello staff organizzativo, prestando anche opera di volontariato in qualche modo. Perciò cerchiamo di sostenere le associazioni che a loro volta cercano di sviluppare delle attività. La rete per la creazione di imprese è quello che vi dicevo prima, con questi 3 soggetti, con Reso, Sportello di Impresa e Confindustria. Poi all'interno di Lab 121 ha sede lo sportello informativo degli psicologi della regione Piemonte, cioè utilizzano Lab 121 come luogo di ritrovo.
Qualche mese fa in sala riunione avevamo il gruppo degli psicologi del Piemonte e in open space avevamo 20 ragazzi minorenni musulmani nati in Italia. Cioè in due stanze, a distanza di 10 metri, c'erano due mondi lontanissimi tra di loro, che però stavano utilizzando quell'ambiente insieme, ok, perché avevano bisogno dello spazio fisico per ritrovarsi. In questo senso l'Hub 121 cerca di mettersi a disposizione tutte queste realtà e giochiamo sempre di più sul fatto di farli incontrare a loro volta, naturalmente, per cercare di sviluppare delle attività e di essere comunque a sostegno di quello che fanno. Guardo un attimo se c'è la rete, c'è. Allora, volevo farvi vedere soltanto alcune cose. Dovrebbe esserci un po' lento, ma intanto inizio a parlarvene. Allora, l'Hub 121 ha sede in questo collegio dei Gesuiti. Questo cortile interno al palazzo è di pertinenza comunale, e quindi a tutti gli effetti una piazza. E noi viviamo naturalmente quella piazza, alcuni dei nostri eventi nella stagione estiva escono fuori dalla sede e si svolgono in quel cortile. È una piazza però abbastanza scevra e il palazzo è utilizzato come residenza popolare, perciò case popolari sostanzialmente. Con tutte le difficoltà che potete immaginare, una diversità culturale, origini diverse, anche una difficoltà di conciliazione, di convivenza per certi versi. Noi cerchiamo di svolgere un ruolo in qualche modo di mediatori anche in questo contesto e la prima cosa che ci siamo posti come obiettivo, riqualifichiamo questo cortile. Riqualifichiamolo per renderlo più bello, in modo che le persone che abitano qua si sentano anche contente di vivere in questo luogo e inizino a trattare meglio quello spazio. Però non volevamo farlo da soli. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo coinvolto gli studenti dello IED di Roma, che per 6 mesi hanno lavorato su soluzioni creative per riqualificare quel cortile. I ragazzi hanno elaborato 7 progetti diversi. Noi questi 7 progetti li abbiamo esposti presso l'Hub 121, simulando quella che è una delle attività fondamentali degli urban center, e cioè la progettazione partecipata dei contesti urbani. Grazie. Allora, queste sono alcune foto del cortile. Lo vedete, è un cortile vuoto. È un cortile vuoto molto bello. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto a questi ragazzi, progettate per noi. E loro si sono messi a progettare. Noi abbiamo fatto vedere alla cittadinanza e agli inquilini questi progetti per una settimana. Abbiamo chiesto loro di votarli. Votateli, mettete su questi post-it. Nella nostra sede per diverse settimane e abbiamo chiesto alla gente di venire nel centro di coworking, di guardare i progetti, di votarli, con post-it di colori differenti per indicare giudizi positivi o negativi e scrivendo anche le motivazioni. Siamo riusciti quindi a definire quello che voleva essere, che è stato il progetto vincitore, il progetto che ha raggiunto poi il maggior numero di voti. Adesso qui vedete delle persone che fanno questa attività in qualche modo. Questo è il progetto vincitore, si chiama River Garden e trasformerà il nostro cortile all'incirca in questo modo, cioè creando delle sedute e delle parti verdi. Allora, il bisogno l'abbiamo osservato noi ed era delle persone che ci abitavano. Abbiamo coinvolto degli studenti dello IED di Roma per far fare il progetto. Il progetto è stato scelto dalla cittadinanza e adesso stiamo attivando una raccolta di fondi dal basso per realizzare questo intervento. In tutto questo percorso qua l'amministrazione pubblica non ha tratto fuori un euro. Un euro. Metterà a disposizione l'uso degli spazi pubblici, naturalmente. Però rendetevi conto di come un centro di coworking, come dicevamo prima, che in qualche modo si appoggia esclusivamente su quello che è un contributo volontaristico per la maggior parte delle sue attività, però riesce a sviluppare un progetto di questo tipo. Aggiungo un piccolo dettaglio non indifferente. I due architetti, parte di Lab 121, che hanno seguito tutto questo percorso, secondo voi hanno guadagnato in visibilità o no? Perché tenevano i rapporti con lo IED di Roma, sono andati a Torino a parlare con la sovrintendenza, firmeranno il progetto esecutivo. Non so a quanti architetti che vi ha dato di progettare una piazza. Giovani, dico architetti giovani, non è una cosa che capita sovente, ma questo è stato possibile grazie a questo percorso che siamo riusciti a fare. Allora, ho il tempo risicatissimo. Benissimo, allora, vado a concludere. Questo è un documento che noi chiamiamo Segui il Sorriso. È un documento, sono 5 slide che adesso vi farò vedere e vi do il tempo anche di leggerle perché sono definite abbastanza bene. È il documento che noi mostriamo a tutte le persone che entrano nell'Hub 121.
Questo documento spiega alle persone che loro all'interno della nostra community devono affrontare un percorso. Questo percorso consentirà a loro di comprendere meglio come noi funzioniamo e consentirà a noi, diciamo direttivo dell'associazione, di riconoscere la qualità e il livello di qualità, il livello di professionalità che è espresso da queste persone tramite le voci e la testimonianza del resto della community. Prima facevo l'esempio della persona che vende i contratti telefonici dell'energia elettrica, vi ricordate? Ho detto, una persona si affaccia al lab e dice, vabbè, avete 500 iscritti, io quasi quasi mi iscrivo, così domani mi date le mail di questi 500 e io inizio a tempestare tutti di mail sui miei prodotti, i miei servizi. Noi a questa persona diciamo, attenzione, non diciamo no, non puoi far parte di Lab 121. Noi gli diciamo, tu puoi entrare a far parte di Lab 121, sei una singola persona che ha delle competenze, noi rispettiamo le tue competenze, la tua persona e la tua professionalità e puoi pubblicizzarle autonomamente, individualmente, parlando con le persone che incontri all'interno della community, ma Lab 121 non ti metterà a disposizione degli strumenti per spammare, disturbare, ok? O in qualche modo andare a fare una concorrenza sleale rispetto ad altri. Noi questo non lo permettiamo. Questo strumento ci consente di definire delle regole precise che definiscono esattamente questa cosa. Allora noi diciamo, tu devi entrare e devi informarti innanzitutto. Cioè devi visitare il nostro sito, devi seguirci sui canali social, devi iscriverti alla nostra newsletter per iniziare a ricevere le informazioni, devi leggere quali sono la nostra carta dei valori, leggere lo statuto, il regolamento, cioè devi raccogliere le informazioni per capire se siamo la cosa che ti interessa, innanzitutto. Poi però devi scoprirti anche, devi scoprire noi iniziando a utilizzare le cose, ma devi iniziare anche a presentarti agli altri, perché noi così iniziamo a verificare se piaci, non piaci, come lavori, come non lavori, qual è il tuo livello di qualità. Ed ecco che allora le persone iniziano a presentare i loro progetti, mettiamo a disposizione, per esempio tutti i venerdì mattina i soci del Lab hanno 5 minuti in una radio locale All News. Indistintamente si prenotano, vanno loro, si fanno intervistare, è un canale, cerchiamo di non far fare proprio dei messaggi chiaramente pubblicitari, ma di condividere la propria esperienza, i propri progetti, eccetera. Sul sito possono creare il loro profilo personale, perciò pubblicizzano le loro competenze e poi gli diciamo, inizia a invitare delle persone, ma anche a utilizzare quelle che sono le consulenze gratuite, le cose che facciamo, e dopo esserti scoperto inizia ad applicarti, cioè usa lo spazio fisico per lavorare, frequenta i corsi di formazione, partecipa agli eventi, rispondi o partecipa ai gruppi di lavoro, ai gruppi di acquisto e solo alla fine, dopo che hai fatto tutto questo percorso, ti sarà consentito di integrarti e di integrare le attività che svolgiamo. Cioè fino a questo momento qua, a te non è permesso offrire una consulenza gratuita agli altri soci, perché noi non sappiamo come lavori, non sappiamo qual è il tuo livello di qualità e la nostra responsabilità è che se mandiamo in classe un docente per un corso, deve essere il migliore esperto a nostra disposizione all'interno della community su quell'argomento. Ma questo possiamo verificarlo tanto con un lasso di tempo, con la conoscenza, con la frequenza. È indispensabile questo. E allora ecco che queste attività che sono di integrazione, candidati a diventare host per poter barattare lo spazio di lavoro con una mattinata di hosting. Ma posso mettere uno qualsiasi che non conosco ad accogliere a sua volta le altre persone all'interno del centro? Non si può assolutamente, no? E allora io ho bisogno che questa persona faccia questo percorso. No, all'inizio, ma certo. Non è di dover estromettere qualcuno? Mai, perché queste regole qua sono così precise. Stavo dicendo prima, il malintenzionato, quando capisce che il percorso da fare è questo e quanto si deve spendere per l'associazione prima di iniziare a avere qualcosa indietro. Poi, allora, attenzione, se il tuo obiettivo è arrivare a essere il docente o offrire le consulenze gratuite, noi abbiamo dei soci che si iscrivono e poi entrano in contatto con delle persone, collaborano professionalmente con degli altri professionisti e non c'è nulla che glielo vieta, nel senso la community è una piazza qualsiasi, come potrebbe essere il bar o come potrebbe essere un qualsiasi altro luogo, quindi due persone si incontrano, si piacciono, nessuno di noi entra nel merito, vieta o agevola quella conoscenza. Diverso è se vuoi entrare in un meccanismo di servizi, di attività che sono rivolte alla community e gestite dall'associazione.
Perciò il tesseramento, il lab non fa selezione di alcun tipo, la tessera costa 30 euro all'anno, dopodiché tu inizi il tuo percorso e decidi tu dove farlo, anche dove fermarti eventualmente. Non è detto che tutti siano motivati a arrivare a questa parte finale, ad essere host. Ci sono delle persone che vogliono arrivare semplicemente a utilizzare lo spazio di lavoro, chiaramente. Questa cosa qui si riassume quindi in quello che vi ho detto un po' in questa mattinata più volte, che è questa. Cioè la pratica permette di migliorare, amplificare quella che è la propria visibilità e di conseguenza le possibilità di lavorare, di sviluppare progetti di lavoro, di entrare in contatto con altri professionisti e quindi di crescere e migliorare. Volevi dire qualcosa però forse? Okay. Quindi informati, scopriti, applicati, indicati. Con questo gioco del T che ci permette anche di fare, in qualche modo di far riflettere sul fatto che integrare un qualcosa vuol dire a sua volta farsi un po' contaminare, no? Le prime parole che abbiamo usato questa mattina, in qualche modo. Io credo di essere stato nei tempi e quindi vi saluto soltanto dicendovi di seguirci. E abbiamo diverse pagine social, tutte presidiate con una certa attenzione, come vi dicevo, dal nostro gruppo di comunicazione. Se avete delle domande, io per gli ultimi minuti sono a disposizione, se no ho finito. Grazie. Aggiungo solo che è stato molto piacevole, soprattutto la prima parte della mattinata, soprattutto è stata molto partecipata, sono molto contento. No, il pranzo, sì, certo. Sì. Qua non esci vivo se dici. E poi forse lei c'è capitale europea. Ok, io ho finito. Okay. Allora guarda, io approfitto del fatto che ci sia tu, facciamo vedere una cosa velocissima, se Roberto mi dà una cosa molto carina di cui parlavo anche ieri. Una cosa da un minuto e 40 secondi, ce la facciamo, vieni Matteo. Così la facciamo vedere anche un amico che è ancora qui. Prego. Uso il microfono ovviamente. Ok, non so quanti di voi, vedo diverse facce di persone qui della zona, ma anche persone che non sono proprio di Racale e paesi limitrofi, conoscono il progetto Via Vai Project, quello che sta succedendo a Racale in questi ultimi mesi e che ha generato un bellissimo dibattito intorno all'utilizzo degli spazi privati, pubblici, con scopi un po' artistici, un po' sociali anche secondo me, no? Cioè interrogarsi su in che modo un progetto d'arte portato avanti da un gruppo di ragazzi del posto, tra l'altro Matteo Battiniello e uno Bandiello, scusami, io sono vabbè, Biagio Villa e Niccolo Fortunato. Però ditemi che va il video prima di fare tutta questa... Ok, praticamente è successa una cosa molto carina qualche tempo fa. All'improvviso ci siamo svegliati in questo paese e abbiamo iniziato a vedere dei muri che iniziavano ad animarsi. Diciamo che nella zona qui da noi non c'è molto la cultura della street art intesa come... fenomeno strutturato, artistico, un evento aperto, un progetto. Siamo più abituati ad andare all'estero per vedere cose di questo tipo. Invece questo gruppo di ragazzi, poi magari Matteo se avrà voglia anche dopo vi spiegherà come funziona esattamente questo progetto. Io mi limiterò a leggere il loro comunicato stampa e a farvi vedere un video di presentazione. Quindi quello che di fatto sta succedendo è che ci stiamo vedendo arrivare artisti argentini, italiani di fama internazionale, qui c'è stato anche Osmo che è un personaggio, un artista importantissimo che ha anche opere esposte al MoMA di New York, e poi insomma Tella, Sever Siempre, io sto andando a memoria per quelli che già ci sono stati, oggi è arrivato qui Gola che è un altro artista che stanno cercando proprio in queste ore un nuovo muro su cui sviluppare un nuovo progetto. E siccome stiamo ragionando anche all'interno di questo laboratorio di utilizzo degli spazi urbani, di rigenerazione urbana,
di un modo per immaginarsi una nuova vita per spazi che sono spesso degradati, abbandonati, anche spazi privati che non hanno alcun tipo di significato sociale, urbanistico, paesaggistico, architettonico, no? Ecco, questo è il risultato di questo lavoro. No, vi leggo prima il comunicato intanto. Che dice: Via Vai è un progetto di carattere artistico-culturale riguardante esperienze e pratiche di arte pubblica nel territorio salentino, con l'intento di creare nuove collaborazioni e sinergie insieme alle comunità locali. Via Vai, passaggio da un luogo in cui si lascia traccia, volti, vite ed esperienze fugaci, qui ed ora e poi forse mai più. Via, partenza, allontanamento, da e per nuove possibilità, e ancora vai, come ritorno per ritrovare, interpretare, modificare. In un territorio, il Salento, che è crocevia di culture, passaggio e realtà, via vai di popoli, non tutto va via senza lasciare traccia. È qui che si crea un punto di incontro e scambio di artisti provenienti dalla scena internazionale della street art. Via, che è sinonimo di strada, è anche l'anagramma di vai e quindi inizio di un percorso. Via Vai è un evento non convenzionale di arte pubblica che si prepone l'obiettivo di creare sul territorio una galleria itinerante a cielo aperto, dove il Via Vai di artisti è l'elemento principale su cui si basa il progetto. Gli ospiti si alterneranno una settimana alla volta nel periodo compreso tra febbraio e agosto. Inoltre avranno anche a disposizione la possibilità di utilizzare un laboratorio serigrafico. Con tutti i lavori realizzati durante l'evento sarà allestita una mostra collettiva itinerante che concluderà il progetto. E poi Via Vai Project è composto da Matteo Bandiello, scusami, ideatore e organizzatore del progetto, Niccolò Fortunato e Biagio Villa. Quindi adesso io voglio farvi vedere e poi invitarvi a farvi un giro per Racale, quello che sta succedendo. Mettiamogli la musica. Sono gli artisti, sì, che ancora devono arrivare. Quindi praticamente questo paese è diventato una residenza per artisti che vengono da tutto il mondo per realizzare opere d'arte di questo tipo. E soprattutto la cosa che finalmente sta iniziando a succedere è che questo territorio viene inserito nei percorsi, per esempio, di turismo sostenibile. Quindi sono venuti dei ragazzi che fanno dei percorsi per tutto il Salento in bici ed è diventata una tappa, perché ovviamente c'è un'esposizione d'arte, no? A cielo aperto, come se fosse una mostra permanente. Ecco, questo anche un po' per rispondere alle domande che io stessa a volte mi faccio, no? Prima Piero, non lo vedo, mi ha detto: sto postando una foto di oggi e scrivo non è vero che a Racale non succede niente, nominati peggio agli pazzi, cioè a Racale ci chiamano i pazzi e non è un caso, perché non è vero che le cose non succedono. Loro sono una dimostrazione importante, secondo me, tangibile, che delle persone, se si mettono insieme, hanno una forte
forza di volontà, ovviamente hanno un progetto credibile che loro adesso sono in grado di presentare, di come dire, proporre, rispetto al quale hanno anche la possibilità di chiedere sostegno, appoggio, però lo fai se credi moltissimo in quello che stai facendo, se rischi qualcosa, se, insomma, quanti anni hai, Matteo? Solo questo te lo posso... 23 anni, no, basta, chiudo così. Chiudo così. Matteo non è un chiacchierone, però io sono molto contenta e ti ringrazio di aver presentato qui il progetto.